bello vedere tutte queste persone, amici, collaboratori, artisti, registi, attori, musicisti, eccetera, che vengono a salutarci, a salutare la fine di una stagione e una stagione che inizia. Noi ogni anno partiamo da un claim, da un modo di pensare. Quest'anno abbiamo scelto questo claim: Teatro Eliseo, energia pulita per la tua mente. Questo perché sentiamo da qualche anno ormai l'esigenza di una nuova aria, un nuovo modo di respirare nell'aria del teatro. E prima ancora che nelle scelte artistiche che facciamo, proprio nella modalità di approccio, viene da dire imprenditoriale, alla vicenda del teatro e alla vicenda culturale. Una vicenda culturale che ormai si protrae per noi, per il nostro gruppo, da una decina di anni e che ci ha portato con varie vicissitudini ad arrivare oggi a tirare un bilancio complessivo di come sia andata questa stagione, questo anno passato, insieme con voi e insieme con gli amici che ci hanno accompagnato. Ecco, la mia famiglia, il gruppo imprenditoriale che fa capo alla mia famiglia, quindi che anche il Teatro Eliseo ha come, diciamo, suo interlocutore principale, si lavora su due fronti. Uno è proprio questo, quello del teatro e dell'intrattenimento. Un altro è quello che abbiamo inventato come parola, che è il winetainment, quindi non solo l'intrattenimento, ma il vino. Vino visto come, come non solo come un prodotto, ma anche come un modo di vivere il territorio, la cultura. Poi il teatro è per noi la leva fondamentale attraverso la quale noi lanciamo un nuovo modo, cerchiamo perlomeno di lanciare un nuovo modo di approcciarsi al teatro e vivere il teatro, vederlo, appassionarsi, starci dentro, viverlo tutti i giorni su queste poltrone. E appunto dicevo, questa stagione è stata una stagione di grande passaggio per noi, con delle scelte importanti, con dei risultati importanti che sono stati ottenuti. E questo vento nuovo che ha aspirato per spazzare via quell'inquinamento culturale, parliamoci chiaro, la degenerazione che viviamo ogni giorno, non è che non ha toccato il mondo dello spettacolo, del teatro, il nostro mondo, quello in cui viviamo, anzi forse certe volte si è acutizzata quella crisi nel rapporto con la cultura. E noi vogliamo invece essere tra quelli, non gli unici naturalmente, ma tra quelli che invece producono e fanno spirare un vento nuovo appunto che ci porti a degli obiettivi diversi attraverso lo strumento, gli strumenti che conosciamo meglio e quelli che abbiamo utilizzato quest'anno, che sono la valorizzazione della produzione, le nuove tecnologie, i new media, gli intrecci tra cinema, musica, teatro nei nostri spazi e quindi l'utilizzazione degli spazi in maniera multifunzionale e diversificata, l'internazionalizzazione, un caposaldo della nostra visione che ci dovrà portare nel futuro a investire sempre di più in una prospettiva per l'appunto internazionale. Quest'anno ci siamo cavati delle soddisfazioni, non possiamo negarlo, questo ha fatto anche arrabbiare alcuni, però noi ne siamo orgogliosi e proprio per questo vorrei chiedere a Chiara se per favore può mettermi la prima schermata che fa una breve sintesi, un piccolo bilancio, ma sarò molto veloce, di come è andata questa stagione. 7.304 abbonati, 210.694 spettatori, che sono circa il 15% rispetto all'anno scorso, alla stagione precedente, 40 spettacoli, 10 da produzioni e coproduzioni, 393 alzate di sipario. Passiamo alla prossima. Abbiamo avuto ricavi complessivi per 6.050.000 euro, di cui 1.330.000 sono il contributo dello Stato, che come sapete è andato decrescendo continuamente. Come vedete, contributo alla Regione 0, contributo alla Provincia 0, contributo del Comune di Roma, 45.000 euro per il progetto Eliseo Lab 4.0.
Questo riassume in breve i macro dati della nostra vicenda di questa passata stagione. Adesso ci avventuriamo verso una nuova stagione. E partiamo però da quello che è successo quest'anno per raccontarvela. Intanto che scendo, e vorrei pregare davvero i tanti amici che ci sono qui e che dovranno parlare di essere veramente un pochino veloci, perché vogliamo e dobbiamo parlare di tante cose e non voglio che la conferenza stampi duri 7 ore, quindi insomma. Ma partiamo dall'inizio. Torna indietro, perché ho dimenticato un dato importante, che è quello, come dicevo, dell'investimento in new media, che ci ha fatto creare appunto questo, oltre a parte il sito naturalmente, ma questa Eliseo Web TV, che piano piano sta diventando un punto di riferimento per il teatro romano in qualche modo, e che approfondisce quello che accade al teatro tutti i giorni attraverso 4-5 canali tematici specifici che sono dedicati agli spettacoli che ci sono all'Eliseo, ai backstage, alle interviste, agli approfondimenti e ai vari spettacoli che hanno avuto un riscontro tematico. Inoltre abbiamo dotato, come sapete forse già dall'anno scorso, il teatro di 3 webcam che durante la stagione hanno mandato alcuni eventi scelti in streaming, live in streaming sulla rete. Un esperimento che ci ha fatto capire che questa è una prospettiva che si può perseguire con forza. Partiamo allora dallo studio e dall'analisi dell'anno scorso per parlare della prossima stagione.